Una delle aziende più dinamiche del comprensorio ceramico reggiano modenese è la Energy Care. Ha fatto molti passi importanti, molti investimenti e il risultato di tutto ciò lo vediamo qui al Cersaie di Bologna. Siamo a conclusione di questi investimenti? Abbiamo investito molto e ci crediamo sempre di più in questo mondo delle lastre. E finalmente ci siamo presentati al Cersaie con la nostra produzione di lastre, pronti a vendere e dare battaglia. Abbiamo lanciato i formati più importanti, 160 320 e anche 120 270, che per noi sono novità assolute, e con prodotti accattivanti, prodotti che solo poche aziende hanno ancora lanciato fino in questo momento, come il Sahara Noir in versione white e un Calacatta macchia vecchia che è stato molto apprezzato dal nostro pubblico. Voi venderete delle lastre complete oppure poi le lastre le andrete a tagliare di sotto multiple? Cercheremo di vendere più possibile lastre complete, ma avendo anche ben presente la possibilità di farle il sotto multiplo. La nostra idea è vendere già un prodotto finito, cioè non stoccare la lastra per poi farli il sotto multiplo, ma se c'è l'occasione lo faremo, insomma, non ci tiriamo indietro. Mancherebbero all'appello circa 180 milioni di metri quadri. Se volessimo tornare al record di 600 milioni di qualche anno fa, di prima della crisi, perché è crollato il mercato interno? Oggi le aziende devono concentrarsi, allenarsi per andare nel mondo quando avrebbero una comodità incredibile nel nostro mercato domestico che non parte. Perché? Ma posso parlare del nostro caso industriale, dove in realtà è un mercato che si sta sviluppando rapidamente e con dei numeri importanti. È chiaro che potenzialmente il mercato da sviluppare è l'estero, però in Italia abbiamo degli ottimi numeri con dei risultati importanti e noi crediamo che sia la direzione giusta anche per il mercato italiano.